Questi giorni di dolore, di tristezza, evidenziano tanti problemi nascosti. Su un giornale oggi c'è una foto che colpisce il cuore. Tanti senza tetto di una città, sdraiati in un parcheggio, su un parcheggio. In osservazioni. Tanti senza tetto sono oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta, risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale, vivono nascoste, ma come i senza tetti, che nel momento della crisi si evidenziano così. Cristo è mediatore della nuova alleanza, perché mediante la sua morte coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata loro promessa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato, resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne per essere il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Cana, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Dio disse ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Il Signore cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio. Su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato.
Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: «Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Parola del Signore. Signore, si è sempre ricordato della sua alleanza, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Signore, non dimentica mai. Sì, dimentica soltanto in un caso, quando perdona i peccati. Dopo aver perdonato, perde la memoria, non ricorda i peccati. Negli altri casi, Dio non dimentica. La sua fedeltà è memoria. La sua fedeltà col suo popolo. La sua fedeltà con Abramo è memoria delle promesse che aveva fatto. Dio elesse Abramo per fare una strada. Abramo è un eletto, era un eletto. Dio elesse lui. Poi, in quella elezione, le ha promesso un'eredità. E oggi, nel passo del libro della Genesi, c'è un passo in più. Quanto a te, la mia alleanza è con te. L'alleanza. Un'alleanza che gli fa vedere lontano la sua fecondità. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. La elezione, la promessa e l'alleanza sono le tre dimensioni della vita di fede, le tre dimensioni della vita cristiana. Ognuno di noi è un eletto. Nessuno
sceglie di essere cristiano fra tutte le possibilità che il mercato religioso gli offre. È un eletto. Non siamo cristiani perché siamo stati eletti. In questa elezione c'è una promessa di speranza. Il segnale è la fecondità. In Abramo sarai padre di una moltitudine di nazioni e noi sarai fecondo nella fede. La tua fede sfiorirà in opere buone, in opere di fecondità anche. Una fede feconda. Ma tu devi, terzo passo, osservare l'alleanza con me. E l'alleanza è fedeltà, essere fedeli. Siamo stati eletti. Il Signore ci ha dato una promessa. Adesso ci chiede un'alleanza di fedeltà. Gesù dice che Abramo esultò di gioia, pensando, vedendo il suo giorno, il giorno della grande fecondità, quel figlio suo, Gesù era figlio di Abramo, che è venuto a rifare la creazione, che è più difficile che farla, dice la liturgia. È venuto a fare la redenzione dei nostri peccati, a liberarci. Cristiano. È cristiano no perché possa far vedere la fede del battesimo. No. La fede del battesimo è una carta. Tu sei cristiano se tu dici di sì all'elezione che Dio ha fatto di te, se tu vai dietro le promesse che il Signore ti ha fatto. E se tu vivi un'alleanza col Signore. Questa è la vita cristiana. I peccati del cammino sono sempre contro queste tre dimensioni. Non accettare le lezioni e noi eleggere tanti idoli, tante cose che non sono di Dio. Non accettare la speranza nella promessa, andare a guardare da lontano le promesse, anche tante volte, come dice la lettera agli ebrei, salutandoli da lontano e fare che le promesse siano a oggi con i piccoli idoli che noi facciamo e dimenticare l'alleanza, vivere senza alleanza, come se noi fossimo senza alleanza. La fecondità e la gioia, quella gioia di Abramo, che vide il giorno di Gesù e era pieno di gioia. Questa è la rivelazione che oggi la parola di Dio ci dà. Sulla
nostra esistenza cristiana, che sia come la del nostro Padre, cosciente di essere eletto, gioioso di andare verso una promessa e fedele nel compiere l'alleanza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli del Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Dio, il sacrificio che ti presentiamo, perché giovi alla nostra conversione e porti la salvezza al mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santus Dominus Deus Salvator, regni sum celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ugenti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Qui tolli speccata mundi, miserere nostri.
siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Persone che non possono comunicarsi fanno adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.
Preghiamo. Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Se è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.